Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Gonzalo Higuaín versione Team of the Season, attaccante argentino del Napoli che grazie alla sua fantastica stagione, probabilmente la miglior stagione della sua vita, riceve questa fantastica carta Team of the Season con overall 95. È davvero un giocatore fortissimo su FIFA, per me uno degli attaccanti più completi in questo gioco. Infatti ha 90 in velocità, 93 dribbling, 98 di tiro, 83 passaggio e 85 di fisico. Quindi si vede già da qui che ha dei valori assurdi ed è davvero uno dei migliori attaccanti del gioco, se non il migliore. È davvero molto 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 forte. Adesso però andiamo ad analizzare per bene il giocatore in tutte le sue caratteristiche. La velocità di 90 è abbastanza buona, però secondo me non si sente questo 90 in game, cioè diciamo che il 90 di Higuaín non è come il 90 magari di un altro giocatore, cioè si vede che è un valore molto molto pompato, però comunque per il tipo di attaccante che è, cioè ha fisico, ha molto dribbling, ha un tiro assurdo, diciamo con la velocità basta e avanza. Andiamo a parlare proprio del dribbling di questo giocatore che è un qualcosa di assurdo, infatti ha dei valori altissimi in controllo palla, 96, 95 riflessi e 94 dribbling secco, quindi davvero un dribbling assurdo, ha sempre il pallone attaccato ai piedi e riesce a superare gli avversari davvero senza problemi. Adesso andiamo a parlare del tiro, è un tiro senza aggettivi, perché davvero i valori vanno citati tutti quanti: 99 posizionamento, 99 finalizzazione, 98 potenza tiro, 89 long shot, 96 tiri al volo e 86 calci di rigore. Quindi davvero ha un tiro fantastico, infatti mi ha segnato una marea di gol, me ne poteva segnare anche molti di più, però davvero in molte partite è crashata la connessione oppure gli avversari hanno quittato perché hanno capito che Gonzalo Higuaín purtroppo per loro non si ferma. Adesso possiamo andare ad analizzare il passaggio, 83 sulla carta, passaggio molto buono, infatti troviamo questo 85 in passaggi corti che ci permette di dialogare con gli altri compagni di squadra davvero senza problemi. Poi Gonzalo Higuaín ha 99 di precisione di testa, quindi per chi riesce a giocare per bene di testa è l'attaccante perfetto anche per giocare di testa, perché infatti tra i valori del fisico troviamo anche un 87 di salto che uniti al suo 1,84 m, diciamo, lo rendono davvero molto molto forte anche di testa. Quindi diciamo che sul gioco, come nella realtà, un attaccante completo capace di segnare in qualsiasi modo: di destro, che è il suo piede naturale, di sinistro perché ha 4 stelle, piede debole, e anche di testa perché in game ha 99 di precisione di testa e ha 87 di salto. Poi, stiamo parlando del fisico, troviamo anche un 95 di forza fisica, quindi davvero anche da questo valore si capisce ancora di più quanto Gonzalo Higuaín sia infermabile, perché in velocità è difficile da prendere, il dribbling è qualcosa di assurdo, ha 96 di controllo palla come già detto prima, quindi ha sempre problemi con il lato dei piedi, è di fisico, lo butto giù davvero difficilmente perché anche questo 95 di forza fisica. E poi sempre dal fisico va citato un 82 di stamina che è abbastanza buono, infatti lui fino all'ultimo riuscirà a correre senza problemi. Gonzalo Higuaín, come già detto per tutta la recensione, è un attaccante fortissimo, però al momento costa 570.000 crediti e io aspetterei ancora un po', perché come è devastante questa carta TOTS, è devastante anche la carta FIF 90 e anche la Record Breaker 91, quindi diciamo si potrebbe anche aspettare, aspettando che scenda, già quando scende sui 350-400, lì se ve lo potete permettere vi consiglio assolutamente di comprarlo perché è davvero un giocatore molto 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 forte. Detto questo, si dovrebbe fare il ripiro di pro e contro, però questo giocatore non ha contro ed ha tutti i pro, perché davvero non riesco a trovare un contro e non riesco a trovare in questo giocatore qualcosa che non va bene. Prima di terminare il video vorrei ringraziare Simone per averci prestato l'account, perché davvero senza di lui sarebbe stato davvero molto molto difficile per noi portarvi la recensione di Gonzalo Higuaín Team of the Season in tempi brevissimi. Detto questo, questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su Higuaín se l'avete provato, a commentare dicendo se vi è piaciuto questo video, e da Erco per lo staff del Team FIFA Italia è tutto, ci vediamo in un prossimo video, bella!